Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono qua per il video dei prodotti finiti del periodo, un video che di solito vi piace. Faccio vedere un po' di cose e in sottofondo c'è la mia lavastoviglie, quindi vi chiedo scusa di questi rumoretti così molesti. Allora, i prodotti del periodo si trovano in questa busta e adesso li guardiamo insieme. Allora, vi faccio vedere questa maschera di bellezza all'oro della marca Beauty Formulas, che mi è piaciuta tanto. Questa si compone di due parti, c'è il detergente e poi c'è la maschera, che è tutta dorata ed è una maschera peel off, quindi la mettete, aspettate un pochino, togliete e non è un peeling tra virgolette di quelli molto dolorosi, ma si toglie tranquillamente, rispettate sempre i tempi di posa e non fa male, ecco, questo volevo dire. E poi mi è piaciuta l'idea di mettere il detergente perché questo è un messaggio per alcune persone che non so come mai, ma mettono le maschere senza prima pulirsi il viso. E no, non si fa, dovete avere il viso pulito per applicare la maschera. Ecco qua, la mia lavastoviglie si fa sentire. Quindi questa maschera qua, buonissima, e costa anche poco. L'ho comprata da Savers, lo dico per le ascoltatrici inglesi. E anche questa l'ho presa da Savers, di questa marca Simple. Queste me le vedete sempre perché insomma questa marca ricorre in questi video. Mi piacciono queste maschere qua perché sono molto idratanti. Questa è quella proprio ricca idratante, questa qua è una maschera in tessuto, buona buona. Poi ho usato questa all'avocado di questa marca Skin Treats, sempre presa da Savers, e questa è molto idratante, c'è tanto, anche questa è in tessuto. Queste prese da Savers costano poco. Allora, qui veniamo ad una che invece ho comprato da Boots, della marca Stardust, ed è una maschera con i glitter, ed è una maschera con l'acido ialuronico. In effetti è una maschera idratante, però è una maschera di quelle peel off e fa molto male quando si toglie, cioè io veramente ho sofferto, quindi non la ricomprerò perché sebbene si dia la sensazione di idratazione è troppo doloroso questo strappo, almeno per la mia pelle che è sensibile. Poi ho usato questa per gli occhi invece della linea Soap & Glory. Queste di Soap & Glory sono buone, non costano pochissimo ma neanche tantissimo, e questa è di quelle che si applicano qui sotto, sono delle patch in gel, aderiscono perfettamente e sono molto fresche se tenete la mascherina in frigo prima di applicarla, e comunque se avete gli occhi qui sotto, se vi si è gonfiato un pochino, fanno bene perché eliminano questo gonfiore e lasciano questo contorno occhi idratato, quindi ottime anche queste qua. Allora, vi faccio sempre vedere queste confezioni dei sali di Epson perché io li sto continuando a usare, mi faccio il bagnetto rilassante con i sali di Epson. Questa è una confezione da 1 kg, io la compro su Amazon, la pago su 4,50 pound o 5 pound e sono buoni appunto per farsi questo bagno rilassante, ma da quello che leggo servono anche per chi ha problemi di ritenzione idrica, aiutano, però bisogna leggere bene le istruzioni perché non tutti possono usare questi sali di Epson, che si mettono nella vasca da bagno e ci si fa il bagno. Ho finito lo struccante di Clinique, questo qua buono buono solido, l'olietto solido che si mette sul viso, scioglie molto bene il make up e poi si procede insomma a lavare il viso con un sapone. Questo mi piace e quindi forse lo ricomprerò, perché veramente ho già ricomprato il 2 in 1 di Pixi, quindi questo lo ricomprerò dopo. Ho finito di Lush il doccia schiuma alla rosa, Rose Gem. Questi sono prodotti che ricorrono perché mi piacciono, quando finisco le confezioni le vado a ricomprare subito. E questo qua è alla rosa, una rosa dolce dolce. Questo prima si trovava soltanto nel periodo natalizio, invece adesso è entrato nella linea permanente di Lush e io sono felicissima e ve lo dico. Vabbè, questo invece è un sapone intimo, si chiama Femme Fresh, questo pure lo compro da Savers.
Poi questo non l'ho finito, l'ho butto, l'ho comprato da Super Drug ed è una lozione, uno spray, dice Calm Skin, dovrebbe calmare la pelle, idratarla così. A me fa un effetto strano perché quando lo spruzzo sulla mia pelle, quando si asciuga, sento tipo bruciare un pochino, cioè non fortissimo, però un piccolo bruciore e poi la pelle mi rimane un po' tesa, cioè non mi si idrata. Quindi io l'ho provato, come vedete, per un po' di tempo, ma la cosa continua e quindi io lo butto perché non lo posso usare, purtroppo. Poi ho finito questo che invece è il, come si dice, il liquido per igienizzare le mani quando siete in giro e volete dare una lavatina, anche se è sempre meglio riuscire a lavarsi le mani con acqua e sapone, però certe volte non si riesce. E questo è di Super Drug, mi piace molto, Tangy Cherry, perché non è appiccicoso ed è anche profumato. Allora, ho finito diverse confezioni qui di vitamina C di Clinique, questa ve lo faccio vedere anche sempre, perché il detergente che uso la mattina, la vitamina C di Clinique, la vitamina C, la Fresh Pressed, è una polvere, si mette l'acqua, si emulsiona, lo mettete sul viso, aspettate un minuto, sciacquate e la vitamina C ha un effetto bellissimo sulla pelle, perché dà luminosità e poi secondo me purifica anche, perché io vedo che la mia pelle è più pulita quando uso questo detergente qua. Allora, ho finito un campioncino di Filorga, questo qui si chiama Optim Eyes, è la crema occhi, è molto buona, molto efficace questa crema, io infatti ho comprato anche quella grande, e questi campioncini sono utili da portarsi in giro. Questo diceva sulla confezione che durava solo per una settimana, a me è durato tantissimo, quasi un mese, perché io ne metto poca di crema contorno occhi e poi insomma faccio questo movimento qua, tap tap tap, faccio assorbire e questa è veramente buona. Sia da giorno che da notte, e non è di quelle super ricche che vi lasciano magari del lucido, si assorbe benissimo e insomma va proprio bene. Ottima crema. Vabbè, poi ho finito questo, il sapone per le mani, per lavare le mani, di Carex. Ho provato questa profumazione Macadamia Oil and Vanilla, è molto buona, sì, anche questa mi piace tanto. Ultima maschera, no, penultima, taradada, è questa qui, sempre di Simple, questa è di Stress, anche questa è idratante. E poi ho usato anche una all'uovo di questa marca Too Cool for School, e la devo tenere così perché c'è ancora dentro il siero e sta uscendo. Questa è all'uovo, questa serve per, diciamo, restringere i pori, purificare. Queste sono buone, mi piacciono tanto, questa qua e anche quest'altra sono in tessuto. Questa è un po', è un po' viscidina perché sembra proprio come se metteste il bianco dell'uovo sul viso. E questi erano tutti i prodotti, sì, non ce ne sono più, sta scolando qualcosa, vabbè, di questo periodo. Spero insomma che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, perché i miei video io li faccio più che altro perché così ci teniamo compagnia a vicenda. Io mi diverto a fare questi video, spero che insomma anche voi vi divertiate, spero che comunque possa avervi dato qualche indicazione, magari se vi trovate da queste parti e volete comprare qualche cosa che si trova qua, così insomma darvi anche qualche indicazione su quello che sto usando in questo periodo e magari poter ispirare un po' anche la vostra, non lo so, skincare, così. Vabbè, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, io vi risponderò, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e se non vi siete iscritti iscrivetevi, e io saluto anche tutti i nuovi iscritti e naturalmente i vecchi iscritti che mi seguono sempre con tanto affetto. Grazie, ciao, al prossimo video!